Anticipazioni tempesta d'amore al 21.4, Beatrice vuole uccidere Tina. Cancelletto tempesta d'amore vi aspetta ogni giorno alle ore 20 su Rete4, nelle prossime puntate vedremo al centro della scena Tina. Rebecca è alla ricerca di sua madre, ma scopriamo che la cosa si rivela più complicata del previsto, vediamo cosa accade ai nostri amati protagonisti. Tina è in pericolo? In seguito a degli impegni, Beatrice lascia suo figlio a Susan che dovrebbe occuparsene, incontrando Nils gli lascia il bambino, così lei si reca da William. Il personal trainer porta il piccolino in ospedale da Tina, con il bambino tra le braccia lo chiama per nome e la giovane cuoca riapre gli occhi. Quest'ultima esce dal coma con grande gioia di tutti, ma la madre di David inietta una sostanza nelle vene di Tina causando un peggioramento. Il Degard e Nils iniziano a sospettare che la Offer sia colpevole di quanto accaduto, i due la affrontano e, dopo aver capito di essere stata scoperta, la donna decide di mettere in atto un diabolico piano. Beatrice decide di pianificare l'omicidio di Tina cercando l'appoggio di un inaspettato alleato. I due dopo aver capito cosa sta per accadere portano la giovane cuoca in un'altra clinica lontano dalla Baviera per proteggerla dalla donna. Rebecca ritrova sua madre? Rebecca scopre che Fabien ha organizzato una raccolta fondi per aiutarla, ma gli chiede di smetterla perché così si presentano solo persone interessate ai soldi. In hotel si presenta una donna di nome Astrid che afferma di essere un'amica della mamma di Rebecca, in realtà nasconde un segreto. Astrid non riesce a raccontare a Rebecca di essere lei sua madre e di averla dovuta abbandonare in tenera età. La donna per avvicinarsi a sua figlia si finge una cliente che ha bisogno di un'agenzia per organizzare il matrimonio, le due hanno fin da subito sintonia ma Rebecca inizia a sospettare qualcosa. William sceglie Victor come coinquilino e tra i due c'è molta sintonia tanto che quest'ultimo si confida sul sentimento che prova per Alicia. Anticipazioni puntate tedesche, un gradito ritorno nelle ultime puntate in Germania ci sono stati molti addii, ora finalmente è arrivato il momento di un gradito ritorno. Goran era uscito di scena diversi anni fa e a sorpresa decide di tornare in hotel, il ragazzo vorrebbe ritornare per un nuovo lavoro e Alfons gli dà una nuova opportunità. A sorpresa il ragazzo perderà la testa per una donna, ma non è Tina, purtroppo tra i due non ci sarà un ritorno di fiamma. Goran non farà una breve apparizione, ma rimarrà qualche mese e porterà scompiglio in hotel. Rimanete con noi per le nostre anticipazioni settimanali ricche di novità.